Donne accoltellate per gelosia, colpite alla testa con un batticarne, con un bastone, anche con un cellulare. Non solo, inseguite e speronate con l'auto, prese a pugni sul viso e anche bruciate. È un vero e proprio repertorio dell'orrore quello con il quale quotidianamente hanno a che fare i carabinieri di Napoli e provincia. Alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il Comando Provinciale di Napoli ha reso noto il bilancio degli ultimi 10 mesi e un video nel quale sono protagoniste le donne in divisa. L'arma dei carabinieri ha da tempo messo al primo posto la difesa delle fasce deboli e i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli sono in prima linea nel contrasto ai reati della violenza di genere. Abbiamo ufficiali e marescialli sempre più specializzati e pronti ad ascoltare le richieste d'aiuto da parte di quelle donne che si sentono rinchiuse in celle che chiamano casa. Rompi il silenzio. Impara ad amarti. Credi in te stessa. Decidi di non subire. Reagisci. L'amore è un'altra cosa. Proteggi te stessa. Parla con noi. Siamo dalla tua parte. Stoppa la violenza. Non soffrire in silenzio. Chiama il 112. Denuncia. Possiamo aiutarvi. Una cella chiamata casa. È da questa immagine che i militari dell'arma partono con l'obiettivo di smuovere le coscienze. Sono 1.271 invece le persone arrestate e denunciate per maltrattamenti in famiglia, per un totale di 1.937 persone. Un fenomeno che registra la triste media per difetto di 6 persone arrestate o denunciate al giorno, che è anche sintomo tangibile di una nuova fiducia rinnovata verso le istituzioni che rispondono colpo sul colpo al numero sempre crescente di denunce. Ieri l'ultimo episodio, un 24enne del quartiere Miano di Napoli, allontanato da casa, si è arrampicato fino al balcone. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. La vittima ha raccontato anni di vessazioni, quasi sempre conseguenza di crisi di astinenza da stupefacenti.